Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Ecco il titolo della nuova trasmissione, Erostrato, ovvero l'invidia. E immaginatevi voi di essere nel 356 avanti Cristo, siamo già in patriarcato, in pieno patriarcato, e di trovarvi ad Efeso e di chiamarvi Erostrato. Erostrato era molto invidioso e non si capacitava del fatto di non essere stato capace di aver creato niente di significativo. Allora sapete che cosa meditò Erostrato, l'invidioso? Disse: ma io, se non posso fare niente di positivo, adesso vado lì. Nella mia città, dove c'è il grande tempio di Artemide, lo brucio. Io lo brucio e così anch'io ho fatto qualcosa di grande, capito? Perché tu puoi diventare grande o creando delle tue opere o attaccando quelli che le opere le hanno costruite. Se poi tu vai a incendiare la Basilica di San Pietro, hai una certa grandezza, seppur negativa. E così Erostrato, non riuscendo a creare niente, bruciò il tempio di Artemide, capito? Chi non è capace di creare si limita a distruggere. Ora, il patriarcato ha inventato tante passioni, tante ne ha inventate di passioni il patriarcato, l'ho spiegato per filo e per segno, in questa opera storico-mitologica, La stirpe del serpente. E tante, tra le passioni inventate dal patriarcato c'è anche l'amore, che al suo inizio io ho definito come amore miceneo, e tra le passioni inventate in patriarcato c'è pure l'invidia. E non è un caso che il grande mito che sta alla base delle grandi religioni patriarcali dell'Occidente sia il mito di Lucifero, figlio prediletto, che cerca di uccidere il suo papà, il Padre Eterno. Ci fu la grande lotta in cielo tra il Padre Eterno e Lucifero. E poi un grande poeta inglese, nella sua opera Il Paradiso Perduto, John Milton, farà dire a Lucifero, precipitato giù nel profondo inferno al Padre Eterno, farà dire a Lucifero: preferisco essere il primo qua giù che il secondo lassù. E anche l'invidia è una creazione patriarcale. Il patriarcato, che nella sua follia è anche saggio, ha eretto un monumento all'invidia, creando il mito di Erostrato, che non essendo capace di creare niente, ha detto: e vabbè, allora mi metto a distruggere. E l'invidia è fatta così, tende a distruggere. Se uno non può creare niente, non ha mai riuscito a scrivere nulla di significativo su Nature o su Science, ed è tanto incazzato per questo motivo, perché magari vedi che i suoi colleghi hanno scritto su Nature o su Science, che fa? Distrugge. Dedica giorno e notte, notte e giorno, giorno e notte, a distruggere. E colui che sa creare, d'accordo? Beh, mi pare che sia anche, tutto ciò sia anche compatibile con l'ideologia patriarcale. Chi non è capace di creare cerca di distruggere, e abbiamo il grande mito patriarcale di Erostrato, il quale, cittadino di Efeso, nel 356 avanti Cristo diede fuoco al tempio di Artemide. D'accordo, cari amici? Vedete quante cose si imparano su questo canale di Serafino Massoni? D'accordo, cari amici? Chi non è capace di creare distrugge. Fa parte della dialettica patriarcale. Va bene, cari amici? Anche oggi
E da questo canale avete imparato qualcosa di nuovo e di significativo. Chi non è capace di creare, distrugge. Grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.